in questo momento, comunque ti do conferma tra pochi secondi. Ok. Ancora non mi risulta essere in diretta, cerchiamo di capire. Vediamo. Sì, ok, siamo nuovamente in diretta, quindi puoi riprendere. Oh, yeah. Ok, ok, eccoci, scusate, ma il di nuovo torno al tema della tecnologia. E quindi dicevamo, eravamo a Ovidio e stavamo dicendo appunto che con le sue metamorfosi lui racconta di un essere instabile. E allora la sublimazione è proprio questo, ci dice della possibilità di muovere l'energia pulsionale e quindi in sostanza il mondo sublimato di Ovidio è stato messo in pericolo dal suo racconto sull'amore. E fu così che l'8 dopo Cristo Ovidio venne mandato in esilio in modo inspiegabile, tutt'oggi un giallo che gli storici cercano di risolvere. Ecco, quindi la sublimazione da sola, vediamo con l'esempio proprio di Ovidio, che non è sufficiente. Anche quello di Freud è uno scenario di pace. Lui scrive Il disagio della civiltà, da cui ho preso la lettura che vi ho fatto poc'anzi, nel 1929. In realtà lo scrive in tre atti, che sono 29, 30 e 31, un periodo appunto di pace. Armando, ti interrompo un secondo perché giustamente le persone ora si devono ricollegare. Cosa è successo fondamentalmente? Che la diretta si è interrotta e fra l'altro mi bacio le mani perché per ora è andata molto liscia, soprattutto a fronte dei problemi iniziali che ci hanno causato un certo ritardo. Parlo appunto adesso per prendere tempo, per dare la possibilità alle persone che ci stavano seguendo su YouTube e su Facebook di ricollegarsi. Anche perché adesso, ad esempio, gli amministratori della pagina Facebook dovranno ricondividere questa stessa diretta all'interno, ad esempio, del Mensa Italia Official Group, lo spiego agli amici che ci seguono all'esterno e chi ne avesse piacere sui propri profili. Do io stesso un'occhiata adesso per capire in quante persone si sono ricollegate e vediamo allora. Adesso informazioni in effetti precise in questo senso non ne vedo, do un'occhiata anch'io su YouTube, però tra qualche secondo in realtà possiamo riprendere. Eccomi, perdona l'interruzione, d'accordo, possiamo riprendere, scusami. Ok, ok, grazie mille, bentornate, bentornati. E quindi dicevamo che anche Freud scrive il disagio della civiltà in un periodo di pace relativa. È una pace però di segno opposto alla Pax Augustea, non è una pace fatta di prosperità. Diciamo che è una pace che è contrapposta idealmente a quella che invece forse è stata più simile alla Pax Augustea, che è stata la Belle Époque. La Belle Époque è il nome che viene dato ai primi anni del Novecento europeo, dove si è vissuto un periodo di relativa calma, di assenza da guerre, di benessere, di diffusione dello stile di vita borghese, che però ha avuto come sua fine naturale il 1914, quando un ragazzo emaciato, un ragazzo malato, in piena crisi glicemica, tra l'altro perché aveva una malattia, sotto il sole cocente del 28 giugno, con due colpi di pistola fa detonare il mondo intero. E parliamo di Gavrilo Princip, che appunto uccidendo l'arciduca Francesco Ferdinando e la moglie Sofia, che erano imparata a Sarajevo per festeggiare il proprio anniversario, ecco che fa scoppiare quegli equilibri che invece negli anni precedenti tenevano in piedi il mondo. Erano equilibri naturalmente precari, erano equilibri legati in gran parte a quelle che si definiscono le teste coronate, quindi alla nobiltà. C'era un equilibrio in Europa mantenuto da una
intelaiatura di matrimoni che faceva sì che per nessuno fosse troppo conveniente esporsi. Ecco, tuttavia, anche in quell'epoca, nella Belle Époque, c'era stato un ambasciatore di sventura. Parliamo di De Bloch, che aveva un industriale che nel 1897 aveva previsto la Grande Guerra, la Prima Guerra Mondiale, e che aveva previsto soprattutto le sue dimensioni disastrose. Tuttavia la Belle Époque, l'epoca felice, lo confina al ruolo di Cassandra o di Corvo del Malaugurio e quindi assiste, si avvicina, si avvia al suo destino inesorabile, ma senza esserne più cosciente. Ecco che quindi dal 1914 in poi l'Europa si sfigura, si riempie di reticoli, di trincee, che portano, lasciano il segno poi di 10 milioni di morti. Ed è proprio in quest'anno, nel 1918, quando termina la Prima Guerra Mondiale, che Spangler, un altro autore, uno storico, parla del tramonto dell'Occidente. Ecco che si ritorna all'idea della fine. Quindi abbiamo un'idea della fine che si affaccia nei momenti di prosperità e che porta però la persona che annuncia la fine a essere ostracizzata dalla società stessa, e abbiamo invece un'idea della fine che si impone come paradigma, come pensiero dominante. Il secondo Spangler, che appunto aveva studiato diverse civiltà, il presente degli anni venti, del 1918, era un presente faustiano, fatto di una trasformazione senza fine. Dice che la civilizzazione mantiene in vita modelli culturali morti. Allora, ecco, questo secondo me un po' può essere uno strumento per leggere anche la contemporaneità. Ma tornando a Freud, quindi Freud scrive negli anni venti, alla fine degli anni venti, il disagio della civiltà, dove contrappone la natura alla cultura è il termine con cui viene tradotto civiltà. Noi prima abbiamo visto la contrapposizione tra es e superio. Ecco, in qualche modo Freud in questa contrapposizione espande sulla dimensione macrocosmica il dilemma, la contrapposizione tra superio ed es, dove l'es è rappresentato dalla natura e il superio chiaramente dalla civiltà. E esalta in una prima fase l'uomo precivile, in maniera un po' rousseauiana, no? Seguendo il mito del buon selvaggio, e mette invece sotto inchiesta le istituzioni umane. Istituzioni umane che sono strozzine, così le definisce una psicoanalista che è Sara Vegetti Fizzi, sono strozzine nel senso che chiedono quote di piacere in cambio di ordine sociale. Tuttavia, se noi ci chiediamo perché c'è bisogno dell'ordine sociale, ecco che emerge un lato del nostro uomo precivile, un lato brutale, nel senso che l'uomo precivile non è animato solo dal principio di piacere, ma è animato anche dal principio di distruzione. Freud inserisce questa novità e quindi la natura umana si trova ad essere animata tanto dall'odio quanto dall'amore. E quindi in questo senso le istituzioni umane, che prima, poco prima, qualche riga prima, erano state messe sotto processo, ecco che invece risultano essere fondamentali. E perché scrive proprio questo e proprio in questo periodo? Beh, gli anni tra le due guerre, il 29, siano anni di pace fragile. Sono anni dove ancora è cocente la delusione di quella che, per esempio, D'Annunzio definiva la vittoria mutilata, dove c'è un grande malcontento, c'è un'ondata di razzismo dilagante, di odio. La Repubblica di Weimar va disfacendosi
e la crisi del 29, la crisi finanziaria del 1929, avvia quella che fu chiamata la Grande Depressione. Ecco, Grande Depressione, se la leggiamo dal punto di vista da un punto di vista psicoanalitico, depressione è lo stato in cui l'io è sotto assedio da parte del superio. Il superio, quindi la civiltà, rivela tutta la sua brutalità e si scaglia contro, il soggetto. Ecco, quindi diciamo così, iniziamo a avviarci verso la conclusione del nostro tour guidato. Quindi tutto questo chiaramente diventa difficile da ereditare in un discorso psicologico che è invece il discorso, per esempio, della psicologia americana dagli anni 50 in poi, che è la psicologia umanistica, ma c'è anche una versione che è quella, per esempio, in cui opero io, che è la psicologia dell'empowerment, dove in sostanza, come abbiamo detto in apertura, si relega all'individuo la responsabilità della propria felicità. Quindi non c'è una critica sociale vera e propria, se non una visione quasi onnipotente per cui si dice che la società dovrebbe garantire il benessere di tutti gli individui senza chiedersi se questo sia veramente possibile e quanto sia veramente possibile, quanto in realtà la società per essere felice non abbia bisogno di disuguaglianze. E questo riavvicinarsi all'individuo viene letto da un altro autore, che è Christopher Lasch, viene letto da molti autori, e Christopher Lasch commenta tutto questo, viene letto da molti autori come una forma di narcisismo dilagante. E narcisismo che però viene assimilato erroneamente a una forma di egoismo. L'egoismo umano, il bisogno di consumare per sé, di perseguire il proprio ideale di felicità, viene visto come narcisismo. Questo discorso, come unica proposta di valore, questa critica al narcisismo o comunque all'egoismo umano, come unica proposta di valore ha la possibilità di un ritorno all'etica, al valore del duro lavoro e della vita familiare. Un po' in questi tempi ci stiamo tornando. Forse sono gli adolescenti stessi in questo momento storico a riproporci questo, l'etica del duro lavoro e della vita familiare. I frivoli sono gli adulti, mentre gli adolescenti sembrano essere molto più seriosi da questo punto di vista. Ecco, pensare però che la tensione alla realizzazione individuale sia narcisismo è un errore logico, perché il narcisismo non è un attaccamento agli oggetti, non è il consumismo, in realtà Lasch poi dice di sì, però non è l'attaccamento agli oggetti. Il narcisismo sta proprio nell'inconsistenza del mondo degli oggetti, nel bisogno di consumarne sempre di nuovi, di avere, perché questi oggetti si consumano, sono metamorfici, come avrebbe detto Ovidio. Ecco. Il mondo diventa inconsistente agli occhi del narcisista, e mentre le cose, la dimensione oggettuale, è in grado di stabilizzare la vita umana. Le cose devono essere stabili, sono gli esseri umani ad essere mutevoli. Quindi il narcisismo non è affatto una condizione di forza, di potenza dell'io, ma è anzi una forma di debolezza e di grande dipendenza. Per cui il consumatore si trova inserito in un mondo che non può controllare, che è il mondo della tecnosfera, in un mondo in cui è in totale dipendenza dai sistemi complessi e anche sofisticati, dove ricrea delle sensazioni infantili di impotenza. L'immagine dominante della contemporaneità, in questo senso, non è quella del superuomo, ma anzi è proprio quello della vittima, di colui che è schiacciato dalla
dall'esterno, dal mondo esterno. La vittimizzazione, la paranoia, se noi analizziamo per esempio le fake news, quelle che circolano sul web, quasi tutte hanno questo sfondo. State attenti, non credete ai media tradizionali, ci stanno ingannando. C'è qualcosa nel mondo che non funziona e noi siamo vittime di tutto questo. Ecco, questo deriva dal fatto che l'essere consumatori ci porta in questa condizione di totale dipendenza dall'esterno. E allora, insomma, l'ultima domanda è: quale felicità possiamo aspettarci a questo punto? La psicologia umanistica rifiuta i toni angosciosi della psicologia, europea, nasce appunto negli Stati Uniti, propone una visione individualistica tipica del mondo anglosassone, ma si risolve, ahimè, nell'immagine rousseauiana della bontà originaria contro invece la coercizione dell'ambiente sociale. Questo può essere pericoloso e ingannevole, perché, come invece sottolinea Freud, l'essere ingenui è l'apertura migliore al controllo sociale, al dominio del più forte. Quindi l'io deve essere in grado di provare tristezza per poter essere felice. E allora vorrei concludere con una poesia che secondo me lascia sufficientemente sospeso questo argomento, dove chiaramente non possiamo oggi in questo Mensa Talk dare le chiavi per la felicità, però possiamo senz'altro concludere il tour guidato con questi puntini di sospensione, che è una poesia di Emily Dickinson. La cito in un pessimo inglese che traduco: Could hope inspect her basis, her craft were done. Se potesse la speranza ispezionare le proprie basi, il suo dovere sarebbe concluso. Has a fictitious charter, or it has no one. La speranza ha uno statuto fittizio, oppure addirittura non ne ha neanche uno. Bulk in the vastest instance, but to renew, felled by but one assassin, prosperity. Frustrata nell'istanza più vasta solo per rinnovarsi, abbattuta da un solo assassino, che è la prosperità. Ecco, secondo me questa poesia ci regala un senso di rimescolamento rispetto a quello che abbiamo detto, e per il quale forse, diciamo, la proposta che può uscire da questa trattazione è proprio questa, e in questo momento tra l'altro ci sollecita tutti, quello del uscire dal paradigma della fine, uscire dalla narrazione opprimente della fine del mondo, e provare ad allargare lo sguardo a una maggiore speranza, perché la condizione di vittima non è una condizione esistenziale necessariamente vera, è una condizione che sta dentro il paradigma della fine. E con questo ti ringrazio moltissimo Armando, anche perché, oltre per la disponibilità al netto fra l'altro dei problemi tecnici, chi non ne ha esperienza non sa quanto sia complesso fra l'altro dedicarsi ad un soliloquio fondamentalmente senza avere nessun feedback, perché comunque nelle conferenze dal vivo hai le risposte, se anche fisicamente non ti parlano, a meno che siano cafoni e interrompano, fondamentalmente hai una risposta, mentre in questo caso no. Ti ringrazio molto, non entro peraltro nel merito di per sé dell'intervento, perché francamente non ho il tipo di cultura specialistica per farlo. Commento solo un paio di punti che
ho trovato molto, molto on point, diciamo, sulla situazione attuale, uno addirittura sulla premessa, ossia che percepiamo una crescente sfiducia nei confronti delle istituzioni o addirittura del sapere scientifico. Tu hai citato una sorta di paradosso, per cui è vero che serve cognizione di causa per poterti relazionare ad un uomo di scienza, uno specialista, un accademico, ma non per questo la sua posizione rende fondamentalmente immutabile o necessariamente ontologicamente vero quello che sta dicendo. In realtà, ora, di nuovo, c'è questa percezione dell'accademico, dello scienziato, e lo dico da persona ignorante in fatto di scienza, come uno spocchioso, un borioso, dove, vabbè, per carattere magari qualcuno lo sarà anche, non è quello che ci interessa, ma non lo è la scienza. La scienza di per sé è molto umile. Ti dice, io ti dico questo, e questo è vero fino a prova contraria, però la prova contraria me la devi fornire. La storia della scienza è piena di esempi di uomini e donne che, forti solo di un'intuizione, hanno sfidato l'autorità, magari finendo ostracizzati per il resto della loro vita. Fatto sta che hanno condotto studi, dedicando la loro vita a quegli studi, o comunque decenni, hanno prodotto poi dei risultati, e ora accettiamo quelle invece come cose come riconosciute come universalmente vere. Però appunto ci sono stati decenni di studio, una vita di abnegazione. A questa non si può sostituire il vabbè, ho letto un post su Facebook, quindi sono titolato per mettere in discussione il sapere scientifico. E fra l'altro, anche per quanto riguarda le informazioni, hai citato anche questa cosa, è molto frustrante questa forma mentis che tocco spesso con mano. Per cui se un'informazione ha la fonte, se è passata per dei canali ufficiali, quindi in qualche modo è entrata in contatto con le istituzioni. E essendoci quella che io, sono giudizi totalmente personali, percepisco come una sfiducia nei confronti delle istituzioni, se un'informazione è verificabile, non mi fido, paradossalmente, perché ha avuto a che fare con le istituzioni. Mentre se me l'ha detto il cugino del mio amico, e il cugino del mio amico è come me, in qualche modo mi fido di più. Ed è un peccato, perché di tutte le possibilità che lo sdoganamento da un controllo, da un'informazione dall'alto poteva offrirci con internet o addirittura con i social, sembra si siano concretizzate proprio le peggiori. Detto questo, sì. Guarda, adesso ho raccolto una serie di domande e interventi. Allora, partiamo da questo. Anas o Anas, chiedo scusa allo spettatore di cui non so pronunciare il nome. Allora, visto il particolare contesto italiano che ha preceduto le misure contenitive, mi riferisco in particolare alle derive del sovranismo alla luce degli studi sulla terror management theory e sul pregiudizio, cosa possiamo aspettarci da questa massiva esposizione al concetto di morte? Allora, che sia una domanda semplice. Esatto. Purtroppo semplificherò moltissimo, però la domanda credo sia molto molto interessante e meriterebbe di essere raccolta con più spazio. Credo che in sostanza un po' quello che voleva essere la proposta di questo Mensa Talk andava in questa direzione, ossia del domandarsi se effettivamente, visto che questo sembra essere un secolo, un momento storico senza paradigmi, sembra essere un secolo storico sfarinato, dove c'è stato Bauman che ha parlato della liquidità, c'è stato Beck che ha parlato della società del rischio, però facciamo fatica a ritrovare delle coordinate grandi, dei pilastri che delimitino il senso delle cose delle cose del mondo. E in realtà credo che questo stato di pandemia, indipendentemente dalla sua contingenza storica, abbia portato alla luce proprio questo, cioè stia portando alla luce proprio questo, cioè noi siamo immersi nel paradigma della fine e quindi chiaramente tutto ciò che accade all'interno di questo paradigma, no? Cioè Thomas Kuhn crea una successione ideale dell'evoluzione dei paradigmi di pensiero, dove c'è una fase pre-paradigmatica dove diciamo tutto è in subbuglio, poi c'è una fase invece di consolidamento, detto di scienza normale, in cui si dà per scontato che le cose siano così. Ecco, questo è un momento in cui noi diamo per scontato che le cose stiano così. E questo naturalmente ottunde la nostra possibilità di guardare avanti. Per questo la poesia di Emily Dickinson, secondo me, ha una sua potenza intrinseca in questo senso.
era una tosta, Emily Dickinson, invitarci a affidarci a un qualcosa che non ha uno statuto, a un qualcosa che è clandestino, la speranza, non ha un documento, non ha uno statuto. Ecco, io credo che in questo momento noi abbiamo un po' bisogno di pensiero clandestino per uscire da questa idea della fine e per pensare un futuro, perché sennò il rischio è che il terrore e anche le teorie che lo gestiscono, quindi la terror management theory, rischiano di schiacciare il soggetto e di non dargli possibilità. Ti ringrazio. Fra l'altro, questa invece no, piccola curiosità mia legata a una cosa che hai appena detto. La prendo apparentemente da lontano, ma poi torno proprio su questo punto. Sì. Ossia, io vedo anche in ambito artistico dove negli ultimi anni c'è stato un grosso cambio del paradigma. Di che paradigma sto parlando? Io ho ancora questa forma mentis un po' all'antica, per cui lavori a un progetto, fondamentalmente, che sia un album, un cortometraggio, quel che vuoi, lo realizzi, ci lavori mesi, se non anni, e poi lo consegni, tra virgolette, alla storia, senza giudizi, ovviamente, sulla qualità di quello che stai proponendo. Io ho ancora questa forma mentis. Mentre invece, partendo dalle tecnologie, la cosa sta cambiando molto. Ora invece i tempi sono estremamente accelerati, quindi le cose vanno fatte subito, non necessariamente molto bene, anche perché durano poco. La storia, il concetto di storie, riferimento a social network, è molto emblematico, no? Che durano 24 ore e hai finito. E quindi sono già qui che faccio dei ragionamenti da vecchio, sia come dire, ma signora mia, dove finiremo? Ecco, la mia domanda è questa. È possibile che ogni generazione pensi ciclicamente che la generazione successiva sarà la fine di tutto? O dipende? Beh. Allora, se lo pensa, mi viene da dire che, insomma, pensa una cosa che è fondata nella realtà, nel senso che c'è un adagio orientale che dice ogni bimbo che nasce, il mondo rinasce. Questo vuol dire che ogni generazione, ogni nuova generazione è carica di nuove possibilità. Dopodiché non è detto che, insomma, il modo in cui i millennials amministreranno la nostra pensione, per esempio, sarà un modo che ci piacerà, probabilmente decideranno decideranno in blocco di non riconoscercela la pensione, di punirci e di dedicare tutto alla lotta al cambiamento climatico, e noi chiaramente non ci riconosceremo in quella formula. Però mi viene anche da dire questo, che per quanto possa essere veloce e rapido il tasso di cambiamento e di rinnovamento delle proposte, credo che noi possiamo comunque osservare una certa lentezza nel procedere della storia, che forse è una lentezza che trascende dalle nostre volontà. Noi stiamo, perché siamo tanti, producendo una grande proliferazione di discorsi e di argomenti, i social network amplificano tutto questo, dopodiché però noi siamo qui oggi a commentare Freud, rendendoci conto che ancora non siamo del tutto usciti da quella visione e non abbiamo ancora ben capito in quale paradigma siamo entrati. Quindi, se i paradigmi seguono i tempi della storia, mi viene da dire che forse lo faranno in maniera indipendente dalla volontà delle singole generazioni. Ti ringrazio. Allora, qui ti leggo, in realtà queste non sono domande, sono più dei commenti. Immagino che questo sia stato scritto da Luigi mentre tu facevi riferimento a qualche metafora legata alla mitologia greca, perché dice: sarebbe più appropriato citare il vaso di Pandora, in riferimento quindi a quello che questa pandemia possa avere scoperto. Non so se vuoi commentare, altrimenti... Vaso di Pandora, ok. Questo me lo... Ok, c'è stato un momento di... vedo un po' con difficoltà. Allora... Sì, mi senti? Ok. Sì, ora ti sento. Ok, una persona dice che avrebbe piacere poi a condividere la diretta perché le interessa particolarmente l'aspetto della fine e del fallimento del positivismo di fronte alla natura. Questo è un argomento che poi è stato ampiamente sviscerato. Grazia dice, non siamo padroni della terra, siamo abitanti della terra come tutti gli altri animali e vegetali. La terra, per mezzo della natura, ci sta facendo capire che abbiamo oltrepassato il limite. Tu ci vedi un...
ci vedi una risposta, fondamentalmente, come se la situazione attuale sia una reazione all'azione umana o semplicemente ci ricorda che l'azione umana è tutto sommato irrilevante di fronte a sistemi più complessi? Beh, allora, chiaramente questo sarebbe negare la realtà. L'azione umana in questo momento ha una sua efficacia evidente proprio negli effetti che ha prodotto. Tra l'altro io trovo interessante il fatto che appunto virologia e ecologia trovino in questo momento si trovino a dire le stesse cose, come se il mondo scientifico, che di solito è complanare ed esteso, seppur specializzato, adesso abbia avuto due punte emergenti che si sono raccordate e che quindi hanno creato un discorso unico. Tra l'altro poi io, da ambientalista convinto, entro in frizione con pensatori come Lush, per esempio, nel momento in cui dicono che, per esempio, quello che è la mia stessa ideologia, perché anche noi siamo portatori di ideologie, la mia stessa ideologia è un'ideologia che in realtà è interna a un paradigma, laddove invece questa stessa ideologia a me si afferma come realtà. Io sono convinto del fatto che il mio scegliere a 40 anni di andare in giro solo in bicicletta, di non possedere un'automobile, sia una scelta giusta, sia una scelta contemporanea, moderna, una scelta. Però del resto devo essere anche forse consapevole del fatto che questo non vuol dire che il non farlo porterà necessariamente alla fine. Vuol dire, perché questo non lo possiamo prevedere, è troppo complesso per fare questo sistema, per fare delle previsioni così precise. Quello che possiamo prevedere però è che senz'altro nel qui e ora questo modo di concepire il rapporto con la natura è un modo che ci fa sentire sotto assedio, nel senso che abbiamo oltrepassato il limite, abbiamo peccato di hubris, quindi siamo andati oltre il consentito dagli dèi, e questo significa che a un certo punto ci guarderemo indietro e potremo vedere franare la terra dietro a noi. Ecco, non so se questo è vero, non lo possiamo sapere. Senz'altro, credo che sarà più la speranza a guidarci nel poter porre dei rimedi, piuttosto che invece la paura e l'evitamento della fine. Concluderei con questa domanda. Allora, in riferimento alla psicologia dell'empowerment, che hai citato prima, che detta con mie parole poverissime, è un po', sono quelle operazioni atte, insomma, a un ritrovato, insomma, una ritrovata fiducia in se stessi, autostima, orgoglio, non nel senso di vanità, perché poi, ecco, questa cosa tu fra l'altro l'hai citata, che il narcisismo non inteso come disturbo di personalità, ma l'uso colloquiale che facciamo noi, di una persona, quello è un narcisista, quello è borioso, lo associamo erroneamente all'idea di una persona piena di autostima, quando è l'esatto opposto, invece. Allora, quindi la domanda è, riferimento alla psicologia dell'empowerment, la crisi attuale sta sgretolando la piramide di Maslow? Bisogno o desiderio? Ti fa una domanda semplicissima. esatto, no, bellissimo, perché sono contento, questo è un feedback importante per me, quindi vi ringrazio. E rispetto a questo, allora, io credo che la piramide di Maslow non sia mai esistita nella sua precisione. Maslow ha proposto un'idea molto occidentale circa la possibilità di ordinare i bisogni lungo un percorso di progressiva ascesa, diciamo. Quindi relega i bisogni fisiologici alla base, a qualcosa che possiamo, che è essenziale, ma insomma da cui è meglio distaccarci, e pone invece sulla vetta i bisogni di autorealizzazione. Quindi ancora qui torna l'io e il suo bisogno di porsi come unico riferimento per se stesso. Ecco, io credo che in realtà senza scadere nella logica del buon selvaggio, però molta verità stia anche nei bisogni del corpo. E in questo senso c'è Galimberti, lo psicoanalista, filosofo Galimberti, che parla costantemente dell'importanza del ritornare alla dimensione corporale come dimensione di lettura del mondo. E, beh, effettivamente molti mali della psiche passano attraverso il corpo. E non credo che
la piramide di Maslow possa più costituire un riferimento in questo momento, credo che invece vada appianata e che forse sia il caso di tenere in considerazione tutti quei bisogni, sapendo che la felicità per alcuni arriva anche in compresenza di pochissimi mezzi per esempio l'autorealizzazione. Ti ringrazio. Guarda, a questo punto direi che la curva dell'attenzione di chi ci segue è proprio in caduta libera, è anche la nostra. Guarda, ti ringrazio tantissimo, fra l'altro sei stato il primo, quindi un po' come figli unici, subendo tutti gli errori, fondamentalmente le sperimentazioni del primo incontro. Ringrazio chi ci ha seguiti con un triplice invito, peraltro, ossia sabato prossimo alle 16 con Edoardo Rialti, docente di letteratura. Sarà un interessantissimo confronto sul fantasy moderno inteso come eco del futuro. Poi invito chi ci segue ad andare sul sito mensa.it e scaricare gratuitamente la nuova rivista digitale Quid con il contributo dei soci, tra cui quello appunto di Armando Toscano. E infine, sempre per chi non fosse socio, se si volesse mettere alla prova sul sito nella sezione come iscriversi, c'è una simulazione del nostro test ingresso. In questo momento, se uno è in casa tranquillo, può anche prenderlo come un gioco, insomma, mettersi alla prova. Io ringrazio tutti e ringrazio soprattutto te. Alla prossima. Scusate ancora per il ritardo iniziale. Grazie. Grazie.